bentornati a G-Day, il giorno perfetto. Mi sembra il momento giusto per salutare il vostro pomeriggio, per dare il benvenuto alla vostra serata e mandare a quel paese la vostra giornata. Con chi faremo tutte queste cose? Con l'ospite di stasera che indossa con disinvoltura il doppio cognome più discusso della Prima Repubblica. Questo è il suo documento e lui è... Non c'è scritto. Cirino Pomicino Paolo, meno male che lo so. Salve. Salve. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Benvenuto e bentrovati. Grazie, grazie. Paolo, guardi, io ti do del tu. Ma poi, sì, però non devi dire più discusso, ma solo per il doppio cognome, perché è fiabesco il mio cognome. Ma stiamo già discutendo prima di cominciare la puntata. No, ma è discusso, eh. Discusso, ma discusso vuol dire, insomma, ma discusso capito, con... È discusso. Discusso sei stato. Certo, come sì, ancora. Infatti. Alcuni ancora, quando sentono il cognome, corrono. No. Qualcuno solo. Verso di te, qualcuno certo. Lontano. Chi può certo, dirlo? Certo. Va bene. Allora, caro Paolo, devo dire, io ammetto di avere un po' di timore ad avere te in puntata, perché secondo me, lo dico subito, secondo me la metà di chi ci guarda non sa chi sei. La metà di chi ci guarda sa chi sei e sta buttando il televisore fuori dalla finestra. Allora, rivediamo il tuo documento, ma è un documento molto internazionale, che è una bellissima foto, tra l'altro. Beh, insomma... Abbiamo dovuto molto insistere per farci Io ve ne avevo mandato uno che era un po' più fighetto, ma insomma, in realtà, ma avete messo questo. C'è un documento fighetto. No, vi ho mandato il blog, vi ho mandato il blog. E nel blog c'è una tua anzi, foto. Vi prego, in particolare quelli che non hanno buttato il televisore, di andarlo a consultare, perché trovate cose che altri non dicono. Ecco, tipo vedere questa foto, perché questa mi sa invece che è su Wikipedia. C'è questa foto, beh, voglio dire. Questa certo era un po' Schifani. Certo che non ce la volevi mandare. No, ero, allora era un po' Schifani, un po' il riporto, poi portavo gli occhiali, poi... Ma sei cambiato. Invecchiando miglioro. Certo, col tempo, come il vino, che diventa più caro. Allora, stasera non siamo soli, lo sai Paolo, quindi per avere un altro ospite da affiancare a uno che è stato ministro più di una volta, chi ci voleva? Sono il nostro politologo in taffetà. Questo è il suo documento e lui è Follin Alessandro! Alessandro, allora ti avviso subito, Paolo è un medico, è specializzato in malattie nervose. E mentali. E mentali. Quindi... Con stage lungo a Montecitorio. E tra l'altro approfondito, diciamo. Esatto. Quindi adesso scopriamo quante cose avete in comune, quante cose sapete l'uno dell'altro con il nostro consueto quiz. E tu ma lo conosci davvero l'altro ospite? Allora, domande incrociate l'uno sulla vita dell'altro. Alessandro, comincio subito da te. Allora, Alessandro... Va bene. Che tono diverso che avete. Come saprai, Paolo Cirino Pomicino è un politico molto famoso. È stato un esponente di spicco di quale partito? PC, stai calmo. DC, DVD e Blu-ray? DC, naturalmente. DC, questa bravo. La sa, bravo. Vediamo quanto sai tu di lui. Paolo Alessandro ha raggiunto la notorietà con un programma TV che prende il nome da un luogo molto famoso da cui provengono i più grandi comici d'Italia. Come si chiama? Derby, Zelig o Parlamento Italiano? Parlamento Italiano. Parlamento Italiano, ecco dove eravate incontrati. Sul transatlantico. Alessandro, ancora tocca a te, tra le molte cariche che ha ricoperto Paolo Cirino Pomicino, è stato anche delegato per le relazioni con quali stati? Il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia, il Kuzmenistan, il Ceprenistan e la Monica Gnagna, l'universo dei replicanti, il fantastico mondo di Amélie e il regno di Oz. La Monica Gnagna mi piace la molto. La Monica Gnagna va sempre. È stata bella la Monica Gnagna. Eravamo in tempo, ma non è interessante. È molto interessante. Allora, Paolo Alessandro ha pubblicato un libro dal titolo Contorto. Quale? Come fidanzarsi con una donna senza essere un uomo. Come fidanzarsi con un uomo senza essere una donna. Come fidanzarsi con Marian, il valletto di G-Day. Marian, il valletto di G-Day. Perché mi va per la maggiore, bravo! Siete d'accordo tutti. Allora,
Noi siamo qua, tra poco risolveremo insieme una scocciatura di uno tra i nostri spettatori presenti nel nostro pubblico. Il quiz si chiama Cancella il debito. Il concorrente è stato estratto questo pomeriggio dal nostro notaio Sveva dal Masso. Si chiama Gianni Golinelli. Che si alzi. Quanto è alto, madonna mia. È inutilmente alto. Gianni, ci vediamo qua tra poco. Vi aspettiamo qua, G-Day, fra poco. Ottobre 2012, noi trasformeremo questa data dall'apparenza insignificante in un giorno perfetto per Paolo Cirino Pomicino. E con noi anche Alessandro Fullin. Ecco, devo dire che ho una copiata un po' particolare, mi sembra di avere ospiti Sarkozy e un koala. E non so. Un esperimento antropologico a questa puntata. Allora, Paolo, la prima coppia di notizie, parliamo di italiani terrorizzati per motivi molto diversi. Allora, oggi 4 ottobre 2012, l'esattore ruba 105 milioni di ICI agli italiani, mentre nel 1974 l'esorcista terrorizzava 55 milioni di italiani. Allora, devo dire che è un po' difficile capire cosa fa più paura, se vedere di nuovo il film L'esorcista o scoprire che l'uomo a cui hai pagato le tasse le ha usati i soldi per comprarsi lo yacht. Allora, Paolo, io penso un po' che queste notizie facciano un po' gongolare voi della Prima Repubblica, cioè di la verità, quando leggi queste cose ti viene un po' di andare al bar e dire si stava meglio quando si stava peggio? Ma non è che vado al bar, il bar arriva da me e dice si stava molto meglio prima. E che bar c'hai tu, scusa? Tanti bar. Tutti al bar di Paolo Cirino Pomicino. Allora, Alessandro, se tu avessi 100 milioni di euro da spendere così, in fretta, e fossero soldi rubati, sapendo che prima o poi ti beccano, come li spenderesti? 100 milioni? Sì. Una carrozza! Certo. E beh, ma non manco mica venire da Versailles col bus! Ma no! E poi se mi inseguono io, non mi prenderete facilmente! No? E se anche ti dovessero prendere, che bella figura faresti! Allora, però forse, su questo tema noi ci siamo interrogati, forse la colpa non è dell'esattore infedele, diciamo, ma di uno Stato un po' troppo ingenuo. Allora, affidare la riscossione delle tasse italiane a un italiano, ma come è venuto in mente? Allora, noi di G-Day abbiamo una proposta molto più efficace, è tutto nel nostro, come lei saprà. Come lei saprà, alla luce di tutti gli scandali del governo italiano, Monti ha deciso che le tasse verranno pagate direttamente allo Stato tedesco, che poi ci ridarà quello che ci meritiamo. Lei è d'accordo? Sì, certo. Dopo tutto quello che è successo è il minimo che si può fare. Nein, in tedesco. Per quanto mi riguarda la Germania non è un paese affidabile. Punto. Quando riceverà le tasse da pagare in tedesco, come reagirà? Quello è un problema. Io che non so il tedesco, non lo conosco per niente il tedesco, come farò a leggere i bollettini in tedesco e andare a pagare? Se sono in tedesco non saprò leggere, non le pagherò. Come finirà? Che noi ci danno indietro un wurstel, noi gli diamo un prosciutto. Quello che si sospettava da tempo, cioè che l'alta politica confina un po' con la bassa salumeria, come noti. Allora, gli italiani adesso sono terrorizzati dalle tasse e da chi le riscuote soprattutto. Però 38 anni fa era un film che ha avuto moltissimo successo a farci paura. Ecco, rivediamo la protagonista del film oggi. Ecco, guardate che bella donna, non c'è assolutamente da aver paura. Questa è Linda Blair oggi, faceva molta più paura nel film con il trucco anche molto particolare. Ecco, devo dire, no, toglietela subito. Però attenzione più sensibili, perché faceva ancora più paura quando non aveva il trucco. E guardiamola com'era. Oddio. Allora, Paolo, scusami. Allora, qua qualcuno si deve prendere le responsabilità, esorcirino. Allora, tu sei responsabile della presenza di impetuosa, e definiamola impetuosa perché gli aggettivi sono potenti ma non possono tutto, di questa donna. Tu l'hai fatta entrare in politica.
Ma non è vero. Guarda, sono il caldo quando ho, ho tentato di insegnare, le ho fatto fare le scuole elementari. Lei è la moglie di un mio carissimo amico. Sì, che ha detto che sono grassa, che dovrei farmi una blefaroplastica. Per questo è farti capire con chi si è sposata questa donna. Ma meno male che ha detto solo questo. No, questo... Però i democristiani non sorriso, dicono qualche cattiva. Ma non è che nessuno dice una fesseria, basta che la dica sorridendo perché non sia più tale. Ma bisogna dirlo davanti, dice la mia affettuosa compagna. La tua affettuosa che davanti. Salutiamo, che ci sta guardando sicuramente. Esatto, la esatto. Lucia, ciao Lucia. Allora, no, però tu gli hai insegnato le scuole elementari e lei si è smarrita alle medie, però. No, non ha più proseguito gli studi. Aveva bisogno di un tutor. Infatti, però c'è stato un cambio in corso d'opera. Ho smesso io. A chi hai ceduto il posto? A Berlusconi. Benissimo. Allora, Alessandro, allora, dopo questo io avrei anche paura di continuare a fare domande a quest'uomo. Alessandro, tu se vuoi terrorizzare in qualche modo chi ti corteggia, cosa fai a parte sfoggiare la carrozza? Non mi metto la base giorno, così, della serie A. Ah, quel sapone, non la uso. Però quel sapone... E tutti... Questa è la reazione che... Questa è la reazione solita. Allora, le proiezioni... Meglio un bel strato. Meglio? Un bel strato. Un bel strato. Anche se mi mancano 13 lettere dell'alfabeto, non dovresti farmelo notare. Ma tu usi proprio quelle che non hai. Un bel strato. Allora, le proiezioni dell'Esorcista, devo dire, furono segnate, tutti lo ricorderete, da svenimenti nelle sale, fughe fuori dai cinema. Allora, come dare torto a chi si fece prendere dal panico da quelle immagini veramente inquietanti, ma sono certa che anche voi, amici da casa, vi sarete spaventati qualche volta nella vita senza motivo. E allora è arrivato il momento di raccontarcelo, il numero è questo. 8, 4, 8. Grazie Marian. Tu non devi fare niente. Questo va bene così? Questo va che bene succede? Così? Va bene no, così. Va bene così. Questo non deve fare niente. Allora, Laura da Lucrezia, che cioè è da un'amica? Pronta? Ah, oh, no. Non si vede. Pronta? Laura da Lucrezia. Lucrezia è un comune o un'amica da cui ti trovi in maniera... per vedere la TV? Ciao, Geppi. No, è un comune. È un comune, c'hai un po' di jet lag, diciamo. Laura, quanti anni hai? Ho 48 anni. E cosa, dov'è Lucrezia? In provincia di? Lucrezia è un paesino in provincia di Pesaro. Certo, no, conosco Lucrezia. Allora, raccontaci, cara Laura, lo spavento più ingiustificato della tua vita. Dunque, tornando a casa un giorno dal lavoro, avevo visto il mio gatto morto che rimaneva sul ciglio della strada. Poi invece avvicinandomi con la macchina mi sono resa conto che era solamente un vecchio maglione, perché poi era giallo-marrone come il mio gatto, ecco. Ma tu devi andare da un oculista, più che altro, mia cara. No, non l'ho già fatta. Allora, un aneddoto col gatto morto, diciamo che è proprio l'esemplificativo dei tempi che viviamo. Onorevole Paolo Cirino, poi vicino devi votare stavolta col voto palese. Che cosa tieni nel tuo giorno perfetto? L'orrore dell'esattore che ruba i soldi a chi paga le tasse o l'esorcista che terrorizza con immagini truculente 500 milioni di italiani? Beh, l'esorcista. L'esorcista, teniamo l'esorcista perché è meglio leggere di questo di un successo cinematografico. Certo, no, uno si deve spaventare ogni giorno. Eh? Diversamente uno si dovrebbe spaventare ogni giorno. Perché non speriamo che non ci siano ogni giorno gli esattori meglio che rubano. L'esorcista. Meglio l'esorcista. Allora, la seconda coppia di notizie riguarda grandi, grandissimi politici stranieri. Oggi 4 ottobre, dibattito di Barack Obama per la seconda candidatura, mentre nel 2008 aveva luogo il ricorso di Renzo Bossi per la seconda bocciatura. Persone diverse, problemi diversi. Allora, ve lo ricordate? Renzo Bossi fu bocciato alla maturità tipo un fantastiliardo di volte. Però l'unica cosa che non fu mai bocciata fu il ricorso per rifare l'esame. Lo rifece e lo ribocciarono anche lì. Allora, però non è che magari anche Obama sotto sotto ieri sera per il dibattito con Romney sia andata molto meglio. Allora, vi facciamo vedere dove ha sbagliato Barack Obama ieri. Prego. Any language to the contrary is simply not accurate. Mr. President? Di fatto sono un fondamentale presidio di un pluralismo.
sentire Renzo Bossi che non riesce a dire pluralismo. Allora, Alessandro, tu che trucchetti usavi per non farti bocciare a scuola? Durante le interrogazioni, la posa. In che senso? La... Cioè, la Venere di Milo. E così questa timidezza commuoveva il corpo insegnante. E un sei politico non te lo levava nessuno. Nessuno me lo... Allora, però, Renzo Bossi, che cosa se ne faceva secondo te del diploma di maturità? Ce lo siamo chiesti, tanto i conti glieli faceva bel sito, soprattutto le sottrazioni, voglio dire. No, però... veramente gliele faceva il... La sua guardia del corpo glieli faceva veramente. La sua guardia del corpo, che era? Che era. Perché registrava. Esatto. Non bisogna mai fidarsi di chi ha un registratore. Tu ti fidi? Sempre. Perché? Perché mi sono intercettato da una vita. E quindi saluti anche... Saluti anche chi ti intercetta. E allora, infatti. Salutiamoli anche adesso, tutti quelli che intercettano. Paolo Cirino Pomicino. Allora... Però adesso qua è troppo facile giudicare, non è così facile superare il test di maturità, voglio dire, vero Alessandro? Allora, dimostriamolo insieme, affrontiamo di nuovo tutti insieme le prove a cui fu sottoposto il Trota con il nostro quiz. Sei più bravo di un leghista di quinta superiore? Sei più bravo di un leghista di quinta superiore. Ringraziamo Lina Wertmüller per i titoli dei nostri quiz. Allora, primo tema, Paolo, tu ci sono passati alcuni anni, diciamo, dal tuo diploma, però rinfreschiamo la cultura da bar, visto che hai il bar che viene a casa tua. Storia, il primo tema è la storia. Quale frase ha pronunciato in punto di morte Giulio Cesare quando ha visto tra i volti dei congiurati quello del proprio figlio? Tu cuoque brute fili mii, tu qui cuoqua fili mii, tu fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu. A Paolo. Tu, non mi ricordo. Come non ti ricordi? Come tu, bruti figli miei. Quando c'è da parlare. Come l'hai detto bene. E come ti sei calato nella parte. Alessandro. Geografia. Questo è un tema delicato. Qual è la capitale del Madagascar? Antigua, Antananarivo, come se fosse Antane. Non sono mai stato in Madagascar e me ne pento. Se ci fossi... Non lo so. Tu lo sai qual è? No, assolutamente no. È Antananarivo. Tutti a Capodanno. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Allora, geometria è una scienza arida, ma sono sicura che qua farete sfoggio di grande cultura. Valiamo. Come si calcola l'area di un triangolo? Base per altezza diviso 2, base per altezza mezza bellezza, base per altezza di Giulio Base. Questo è proprio per Tiziana Rocca. Base per altezza mezza bellezza. Che un po', voglio dire, detto da te, assume tutto un nuovo, diciamo, significato. Sono perfettamente d'accordo. Certo. Vedervi d'accordo, guarda, vedervi andare d'accordo è una gioia. Adesso tema delicato, la letteratura. Qual è il capolavoro di Ludovico Ariosto? Il Rolando Furioso, l'ho detto due volte, il Ronaldo Furioso, l'Orlando Furioso o il Delfino Curioso? Si diceva una volta l'Orloso Furiando. L'Orloso Furiando? No, si diceva una volta. Ma dove? Adesso, sì, a scuola, nei ragazzini. Tanto le ragazzine tempo fa. Tu le conquistavi così, con queste gaffe, diciamo. Alessandro ragazzine non ha mai conquistato, quindi... Allora, Paolo, cosa tieni nel tuo giorno perfetto? La bocciatura del presidente Nero o quella del consigliere Verde? Obama o Renzo? Renzo. Renzo bocciato, 3 volte. Renzo bocciato nella tua giornata ideale. Terza coppia di notizie, parliamo di corpi senza età. 4 ottobre 2012, su tutti i giornali, si celebra la sfilata di Amanda Lear a 73 anni, mentre nel 2003 si scopriva un fossile di 400 milioni di anni. È un abbinamento assolutamente casuale. Scusaci Amanda, è che... Allora, Paolo, tu e Amanda avete in comune innanzitutto l'età, perché questo omino ha 73 anni. Beh, però mi sono ringiovanito come tu ben sai. Come io ben so, perché... Perché ho un cuore nuovo, grazie alla generosità di una famiglia. Quindi questo uomo in realtà ha un cuore di 57enne.
Però un'altra passione che tu hai in comune con Amanda è aver partecipato negli anni d'oro a grandi festeggiamenti. C'è una festa. No, questo è quello. Smettila, facendo il timido. I demorriziani erano molto, molto sobri. Molto sobri. Non potremmo dirne una migliore, Paolo. Stai scherzando, vero? È l'ambiguità costruttiva dei DC. Sì, l'ambiguità costruttiva del DC. Quando non sapete cosa dire, cari amici, parlate di ambiguità costruttiva. Esatto. O fate la ruota e abbandonate la stanza. Allora, comunque, i nostri complimenti vanno ad Amanda Lirga. Guardate con che bellezza, se n'è fregata delle critiche e anche della sciatica e ha sfilato con i tacchi a spillo. Guardate che bella questa donna. È bella, è bella. Belle cosce. Un costumino poco appariscente da indossare quando volete voi e quando credete anche voi altri. Allora, a questo punto, caro Alessandro, tu questo costumino so che un po' lo invidi. Sì. Qual è la è cosa... È proprio quel tono di rosa che sta slancia. Bene. Sì, sobrio. Qual è il costume più ardito che hai mai indossato? Io? Sì. Annibale. Per gli elefanti, sai, per averne tanti intorno. E so che non scherzi. Che trottano. Gli elefanti proprio trottano. Allora, Paolo, tocca a te. Non insisto sulle feste, guarda, poi me lo dici dopo. Però tocca a te. Cosa rende questa tua giornata il giorno perfetto? Amanda Lear su una passerella, applaudita da tutti, o un fossile in un museo? Cioè la bellezza senza tempo o la bellezza dovuta al tempo, quella del fossile? La bellezza senza tempo. La bellezza senza tempo della tua coetanea Amanda Lear. Allora, la giornata ideale di Paolo Cirino Pomicino è così composta. Mentre Amanda Lear, sua coetanea, sfila con un costume fucsia, il film L'esorcista terrorizza gli italiani e Renzo Bossi viene di nuovo bocciato 3 volte, esattamente, per la precisione. Insomma, una giornata che è un piacere trovare nei giornali. Allora, questa è la tua giornata perfetta, caro Paolo, ma noi vogliamo che si trasformi in un giorno ancora più dolce per il nostro concorrente, che entri Gianni per giocare a Cancella il debito. Grazie Marian. Grazie. Ciao Gianni Golinelli, età 46 anni, vive a Bologna, professione consulente finanziario. Sì. Periodaccio. Sì, diciamo che stiamo un po' cercando di superarlo. Siamo chi? Guardando avanti. Voi consulenti o noi italiani? Beh, un po' tutti. Noi in particolare, visto il lavoro che facciamo. Un consiglio veloce così per le nostre amiche da casa? Beh, continuare nella prudenza e poi aspettare che questi segnali che un pochino ci sono vengano confermati. Questo all'insegna dell'ottimismo. La prudenza è tutto di questi tempi. Com'era quella cosa? Ambivalenza costruttiva. Ambivalenza del genere. No, ambivalenza, non confondete. Ambiguità costruttiva. Ah, scusami, guarda, basta usare parole diverse, con significati diversi. Gioca a basket in ruolo di pivot, in famiglia lo chiamano Giannino. Sì. Purtroppo. Ma per l'altezza. Per prendersi giù oco di te. Per celare. Allora, caro Giannino, questo look un po' da codice a barre. Giannino, mi vuoi dire cortesemente qual è il tuo debito? Che saremmo gaissimi nel quale dovessimo cancellartelo. Il mio debito è in realtà di mia moglie ed è il suo psicologo e quindi la rata mensile dello psicologo di mia moglie. Visto che dicevi che lui era del settore. Ma tu stai scherzando? Ma no, sul serio. Cioè, siamo arrivati al ticket, ma scusate. Ma tu perché paghi ma perché non ci vai tu? A pagarlo? No, dallo psicologo proprio. No, perché diciamo che intanto ho mandato avanti lei. Quanto ci costa questo professionista? 340. Ma sei sicuro che ci parla e basta? Certo. Spero. Questo è il lettino dell'analista dove chissà cosa fa tua moglie. Che si chiama tua moglie? Roberta, divertiti, prego, Giannino. Qui in pubblico, però. Ma guarda, Giannino, vai a sederti, che siamo in diretta, siamo l'unico quiz in diretta. Adesso io vorrei analizzare veramente. Roberta, sei tu?
Allora, caro Giannino, che tenero. Giannino, ti do 5 indizi alla fine dei quali potrai scegliere tra una triade di anni, sperando che quello sia giusto, perché noi ci teniamo moltissimo a pagare lo psicologo a tua moglie. Primo indizio è questo: quell'anno il mondo scientifico premiava con il Nobel il fisico italiano Carlo Rubbia. Lo studioso fu insignito del premio perché scoprì che per vincere il Nobel uno scienziato italiano deve espatriare. Allora vediamo questa bella foto di Rubbia che pensa fortemente a un protone. Il secondo indizio, caro Giannino, pochi mesi prima veniva assegnato un riconoscimento ancora più prestigioso del Nobel, il Telegatto. La serie che trionfò in quella edizione fu La Piovra 1. L'appassionante vicenda del commissario Cattani che combatte contro la piaga peggiore dell'Italia di quegli anni, i maglioni con le spalline. Vediamo la scena della premiazione. Chi non si ricorda? Questa in realtà non era la scena della premiazione, era il momento in cui i critici esprimevano il loro parere sulla recitazione di Michele Placido. Allora, il terzo indizio per te, Giannino. Come si ballava in quell'anno? È un po' la domanda che si stanno facendo tutti quanti in Italia in questi giorni. Allora, noi soddisfiamo la curiosità morbosa dei nostri connazionali facendo entrare un nostro fedele amico che oggi ritorna da noi. Non è Lessi, ma è il nostro consueto Marian. Basta. Questo non lo sapevo che faceva questa cosa così tanto. Anche meno, Marian, ti ringrazio. Scatenato oggi, Marian. È sciolto come Tutankhamen, veramente. Allora, avrete capito che si sta parlando di che tipo di ballo, Giannino? Rap. No? La break dance. La break. Vedi, non l'hai fatta bene, ha capito rap. Sì. È la break dance, un ballo che ti faceva muovere come se ci avessi molti, molti problemi neurologici. Vattene, Marian, grazie. Infatti. Vero? Stava per giudizio. Una fiammata color puffo nella nostra vita. Ti do il quarto indizio, caro Giannino. Quell'anno finiva uno dei telefilm più amati, che aveva come protagonista una coppia alle prese con i problemi delle loro tre figlie. Non si tratta della famiglia Carlucci, ma degli Ingalls della casa nella prateria. Vediamo la sigla. Ringraziamo il contributo preziosissimo di tutti i dirigenti della Sette che hanno posato per fare gli alberi e fare la prateria. Allora, onorevole Paolino, no Paolo, ci sono un po' vicino. Allora, tu vedevi i telefilm in particolare o ti accontentavi dei brividi che dava la politica italiana? Beh, erano film horror anche quelli, quindi alla fine mi accontentavo. Molti brividi. Alessandro, tu hai capito più o meno il... Molto vagamente, non posso aiutare Giannino. Tu guardavi la TV già da allora? Come ti vestivi? Da piccolo Annibale, forse. Sì. Allora, per l'ultimo indizio abbiamo ripescato un video di un cantante che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Più che un segno io parlerei di ematoma in qualche modo. Lui era Sandy Martin, che con la sua abilità alla tastiera degna di Mozart e quella pettinatura ossigenata degna di Platinette ha lasciato davvero davvero moltissimi ricordi nella vita di tutti noi. Riascoltiamolo insieme. People
Festival From Ibiza, primo della lunga serie di successi di Sandy Merton, tra cui ricordiamo People from Ibiza, People from Torvaianica e People from Idroscalo. Salutiamo Sandy e la sua inseparabile pianolina a tracolla. Allora, Paolo, tu che musica... Tu hai capito piano di che... Di nulla, che... io non ho capito niente. Adesso lo dici. Beh, che devo fare? Ma non ho capito perché io in realtà non seguo, io sono rimasto ai cantanti melodici, alle vecchie canzoni napoletane, quindi in realtà non so nulla di questo. Quindi non sa nulla. Allora, facciamo un riepilogo degli indizi. Allora, quell'anno, caro Giannino... abbinato a Cirino Pomicino, Giannino, Nobel a Carlo Rubbia, La Piovra 1, insomma fa grandi successi di ascolto in televisione, è l'anno della break dance come Marian dimostra, è l'anno dell'ultima serie della Casa nella Prateria ed è l'anno in cui Sandy Merton cantava People from Ibiza. Questi tre anni tra cui devi scegliere: 1982, 1984, 1985. Si può suggerire? No, quello è un notaio. Sveva dal Masso il notaio, ti do 10 secondi. Il notaio lo sa. Complimenti. Per cosa? Per la laurea? No, un po' tardi. Finalmente avete messo un bel notaio. È una bellissima notaio, donna e sarda. Inquadriamo la salute ai parenti e agli amici. E viva il notaio! Che è un po' una tua filosofia di vita, diciamo. E viva il generale. Allora, il nostro Giannino ha risposto, ha scritto 1984, vediamo se paghiamo lo psicologo a tua moglie. Paghiamo lo psicologo a tua moglie!